arrivo a Teramo sperando che sia l'anno appunto giusto per potersi imporre e per poter dimostrare di fare qualcosa di importante, di essere comunque un giocatore che può fare parecchio bene in questa categoria. E quindi, appunto, come richiamo le tue parole, speriamo che sia l'anno giusto, l'anno per esplodere, via. Ho avuto anche altre proposte che ho valutato, diciamo, fino alla fine con Teramo. E Teramo è una piazza che mi ricordo quando giocai qui col Siena 3 anni fa, che comunque anche il Bonolis comunque mi è sempre piaciuto. Mi è anche piaciuto che adesso, purtroppo per il Covid, sai, non ci saranno magari i tifosi che ci sono normalmente. Però mi ricordo anche comunque che era una piazza calda e quindi mi piacque già allora. E niente, è stato, secondo me c'è un progetto importante qua e ho visto anche comunque le prime due partite che si è fatto molto bene e penso che ci sia un gruppo, anche, ho visto comunque anche oggi che ho avuto modo di conoscerli da vicino, c'è un gruppo di bravi ragazzi e secondo me era la giusta situazione per me e spero di adesso mi metterò comunque a disposizione del mister e della squadra e spero di poter iniziare il prima possibile. A livello di condizione ho fatto il ritiro col Pescara dall'inizio fino a ieri, diciamo. Quindi a livello di condizione sto bene. E a luglio ho avuto l'operazione alla spalla che diciamo che erano quei 3 mesetti per rientrare, quindi sono ora fresco, cioè sono ora, diciamo, pronto per rientrare, quindi penso che già domenica sarò a disposizione. E se non sarà questa domenica, sarà la prossima. Oh, sono stato molte volte vicino arrivare in doppia cifra, ma non ci sono mai arrivato, quindi sicuramente mi è rimasto un po' lì. Però sì, mi auguro sia, diciamo, l'anno giusto. E poi al di là dei gol, spero comunque anche a livello di prestazioni poter dare il mio contributo alla squadra, che sicuramente i gol contano, perché senza dubbio un attaccante conta il gol, c'è poco da fare. Gli stimoli non sia difficile trovarli, perché comunque se uno ha voglia di emergere, lo stimolo può averlo a 18 anni come può averlo a 30 anni, quindi penso che ogni anno comunque uno debba sempre avere la voglia di migliorarsi e quindi sinceramente. Nel senso, a livello di stimoli non mi sento meno di quando ne avevo 18, anzi, più gli anni passano, più ho voglia di arrivare. Quindi, sotto questo aspetto, non posso che dire che gli stimoli, anzi, ogni anno che passa ne ho sempre di più perché comunque ho voglia di arrivare e penso di aver qualità per poter arrivare. Quindi, stimoli ne ho molti. Erano rimasti pochi numeri, quindi diciamo non è che avessi tutta questa scelta. comunque, ho scelto il 32 che avevo già preso in passato. Alla Bobovieri, via, speriamo che mi porti la sua fortuna. Esatto.